in memoria di A15D017 e A15D015. Si chiamavano Marian, Osato, Ozuoma, Ugechi, Lovet. Anzi, si chiamano ancora, perché è stato possibile identificarle, dare loro un nome. Non scompare la loro memoria. Andando a ritroso, sarebbe possibile scrivere la loro storia, dal barcone nel Mediterraneo al campo di concentramento in Libia, al passaggio nel deserto e indietro fino al villaggio in Nigeria. Sarebbe possibile ricostruirne speranze, sogni, disperazione, delusioni, vita, morte. I loro sogni vivranno se restiamo umani. Io penso che in questi momenti e dinanzi a queste scene dovremmo provare pietà per noi stessi, per il nostro non saper essere come Dio ci vuole, per il nostro non avere il coraggio di combattere come si dovrebbe certe forme di ingiustizia. Mi chiedo, siamo pochi, come mai tutta quella solidarietà che predichiamo, quello spirito di accoglienza e di carità che predichiamo nei confronti dei nostri fratelli immigrati oggi non si sente? Quando arrivano siamo, direi forse sono, in tanti ad accoglierli, ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così. Però poi quando arrivano morti la carità quasi non esiste più. Ma questi momenti le comunità e quindi tutti coloro che hanno il sentimento di pietà e che comprendono che purtroppo nella vita non esistono solo le gioie o i dolori come la nostra portata che quotidianamente noi viviamo, esistono pure altri dolori come questi di queste giovani donne che hanno perso la vita, che hanno cercato di trovare la felicità, la possibilità di vivere una vita normale lontano dalle guerre, ma partendo dalle loro zone dopo vari calvari hanno trovato la morte. Credo che la comunità di Sala unanimemente e senza nomi e senza cognomi indistintamente partecipa a questo lutto che certamente doveva essere fatto proprio di ognuno di noi e che con sensibilità ognuno di noi ha compreso e ha condiviso insieme a tutti coloro che oggi si trovano qui nel cimitero, nella tumulazione di queste ragazze.